Inauguriamo sabato questa manifestazione, che ormai è una manifestazione storica che si fa da diversi anni a Pergola, con sempre più novità, cioccolatieri che espongono e tutte le specialità locali ovviamente che vengono offerte, e la visciola che è al centro dell'attenzione, ovviamente su ogni aspetto e sfumatura della sua, diciamo, peculiarità. E la visciola in particolare abbiamo scoperto negli anni che si accosta non solo a piatti dolci ovviamente della tradizione e al vino di visciola, ovviamente, che è il liquore che viene offerto e tradizionale, ma soprattutto trova degli ottimi accostamenti con il cioccolato sia al latte bianco che fondente. E ogni anno amo abbinare la visciola al cioccolato e creare una novità. Quest'anno in particolare ho creato un tartufino dal cuore morbido alla visciola e andando a ricercare dai coltivatori e nelle zone dell'entroterra, appunto, chi ha dimestichezza va a ricercare la visciola, che è questa ciliegia selvatica che si trova un po' nelle nostre colline. E ho accostato il prodotto appunto a un cioccolato fondente al 70% con questo cuore morbido veramente gradevole. L'acidità della viscera si accosta e impreziosisce il sapore del cioccolato in maniera molto importante. Cioccoviscola ha dimostrato di essere non solo una manifestazione in grado di portare gente, visitatori nelle località, nel museo, penso al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola, ma è stata anche molto importante per far crescere un'attenzione artigianale al prodotto cioccolata e visciola. Pergola, lo dice il nome, è storicamente nota per essere una fucina di vini, una cantina di vini, dal visciolato al Pergola Rosso. Però l'abbinamento con la cioccolata ha consentito la crescita di diverse attività artigianali che hanno proprio imbottigliato il cioccovì o il cioccovisciola, abbinando queste due eccellenze tutte italiane, del cioccolato e della visciola. Quindi una manifestazione molto importante, arricchita anche dalla presenza di tanti operatori commerciali nelle vie del centro storico della città. La festa si svolgerà il 4, il 5 e l'8 dicembre. Avremo diverse attività, ovviamente al di là dell'esposizione, quindi enogastronomica, quindi avremo delle iniziative legate anche ad ospitare il turismo itinerante, perché Pergola appunto si fregia anche dell'appellativo di essere amica del turismo itinerante, città amica del turismo itinerante, quindi speriamo anche lì di replicare tanto successo come durante la fiera del Tartufo, quando sono arrivati tantissimi camperisti. Abbiamo anche predisposto ovviamente sotto i portici comunali un salone del gusto dove si alterneranno cooking show il 5, domenica 5 ci sarà proprio un pranzo organizzato e curato dalla scuola alberghiera di Piobbico, dove appunto si cercheranno di proporre una sorta di finger food, quindi anche un cibo abbastanza, no, di dimensioni contenute, anche per contenere i costi e comunque proporre delle esperienze culinarie che possano insomma essere differenti. Tutto sarà a base di cioccolato e visciolato.